recupero della 13ª giornata di Serie A, Fiamma Monza Brescia, partita che si gioca in notturna qui al Sada di Monza. Andiamo subito ad elencare le formazioni per il Fiamma Monza: Vignati, Dandolfo, Cereda, Baldi, Galbiati, Jensen, Brazzarola, Missaglia, De Luca, Ramera, Brambilla. Disposizione di mister Sala: Ripamonti, Brambilla, Re, Callovini, Cambiaghi, Gaburro, Piovani. Per il Brescia, Penso, Zanoletti, Pedretti, Zizioli, Boni, Dadda, Braida, Alborghetti, Sabatino, Prost, Bonanzea. Disposizione di mister Bertolini: Moria, Soni, Mele, Paganotti, Rosucci, Cernoia. Cerca di metterla in mezzo Sabatino tra due avversari e non riesce a metterla giù. Recupera palla, palla laterale per Brescia. Braida prova il cross di destro. Braida, palla arriva al centro. Sabatino, Sabatino a tu per tu, salta un avversario con un sombrero, scivolata, sfiora la rete il Brescia. Prima azione da gol per il Brescia, minuto 7. Sabatino, sombrero e punta, la palla finisce di un soffio fuori. Sea che lotta. Attenzione, attenzione a difesa schierata, bellissimo il filtrante, posizione regolare, esce Penso ed è il gol, anzi no, fuori gioco, gol annullato. Gira Sabatino, Sabatino al Borghetti, dentro per Bonanzea, posizione regolare di Bonanzea, tu per tu, salta il portiere e deposita in rete l'11ª perla. Grandissimo assist di Lisa al Borghetti che al 20° serve a Bonanzea la palla dell'1-0, rivediamo Barbara Bonanzea che salta il portiere e deposita in rete l'11ª marcatura stagionale. Grandissima rete di Barbara Bonanzea. Poggia male al Borghetti ma riesce a recuperare, tocca per Prost, attenzione, potrebbe essere un'occasione buona per il Brescia. Prost per Bonanzea che se ne va Bonanzea sulla sinistra, attenzione, si accentra. Prova il destro, attenzione, perde l'attimo Sabatino, destro bloccato, ancora Bonanzea, tocca per Braida, destro di Braida, de gol al 33°, 2-0 del Brescia. Veronique Braida su assist di Barbara Bonanzea e il Brescia raddoppia subito dopo la mezz'ora. Grandissima rete di Veronique Braida, grande Brescia oggi qui a Monza. Ancora Brescia, Prost dentro per Braida, posizione regolare, gran controllo di Braida e sbaglia il tiro, peccato, grandissimo stop di Veronique Braida di destro ma non riesce a concludere a rete. Attenzione, grossa al centro, mischia in aria, pallo del Monza e c'è il gol, 2-1 su punizione del Monza. Ottimo 1-2, Sabatino Braida, Braida dentro per Bonanzea, Bonanzea, attenzione, Bonanzea sfiora il tris, grandissima azione del Brescia tutta di prima. Parata di Penso, ancora una volta un'occasione per il Monza sugli sviluppi di una punizione al 43°. Cross bellissimo, attenzione, stacco di testa e 2-2 di Naila Ramera. Naila Ramera firma il 2-2, la ex Naila Ramera firma il 2-2. Ottima palla di Boni, posizione regolare, Alborghetti, Alborghetti, tiro! Fuori, clamoroso. Parte Bonanzea sulla sinistra, parte Bonanzea, uno contro uno, attenzione, se ne va, metti al centro, gol, Sabatino ed è 3-2 del Brescia, Daniela Sabatino, la mette Daniela Sabatino, il 3-2 del Brescia e la mette lei, Daniela Sabatino, 3-2 al minuto 29. Brescia in vantaggio e vai! Dai, 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 dai! Attenzione, Boni, 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 allarga bene per Bonanzea, è buona, Bonanzea, la mette di sinistro, calcio d'angolo in favore del Brescia. Adesso il Brescia va con più facilità alle parti di Vignati. Calcio d'angolo per il Brescia sulla palla Valentina Boni.
cross di Boni è buono. Bonanzea di testa parata, miracolo di Vignati, anzi era Alborghetti di testa. Attenzione, Sabatino in pressing, non riesce a rubare palla Jensen. Ancora pressing del Brescia, recupera Rosucci per Boni. Boni dentro per Cernoia anticipa l'avversaria, la tocca per Sabatino a tu per tu para Vignati, Rosucci di testa, fuori gioco. Dai, mancano 30 secondi al 45esimo. Il Brescia con calma, Prost per Alborghetti dentro per Cernoia insegue la palla. Cernoia insegue la palla, pressing, Sabatino, a tu per tu con Vignati, no, esce di pochissimo la palla, al 90esimo, clamorosa occasione per Daniele Sabatino che manca di un niente, il gol del 4-2. E finisce qui, dopo 3 minuti di recupero, il Brescia vince a Monza 3-2. Grazie alle reti di Bonanzea, Braida e Sabatino. Grandissima vittoria oggi del Brescia qui a Monza, davvero con tanta fatica, ma una vittoria pervenuta dopo una grande battaglia, un arbitraggio discutibile, ma Daniele Sabatino con il suo 13° gol in campionato ha chiuso le sorti del match. Brescia che chiude il girone d'andata al secondo posto a -5 dalla Torre Scapolista. Alla prossima, ciao!